Aveva a sua disposizione un vero e proprio arsenale, ben 4 pistole, tutte detenute clandestinamente. 2 armi erano prodotte nella Repubblica Ceca e presentavano la matricola Brasa, mentre le altre 2 di produzione statunitense, marca Smith & Wesson, presentavano ancora intatto il numero matricolare. Inoltre le Fiamme Gialle hanno trovato e sequestrato anche un'enorme quantità di munizioni di diverso calibro per un totale di oltre 500 cartucce. L'operazione, eseguita su disposizione del dottor Amedeo Sessa, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, ha visto la perquisizione di 3 distinti locali del trentenne scafatese. L'arsenale è stato ritrovato all'interno di una cantina, occultato tra pezzi di ricambio di auto e bici. Al trentenne è stato contestato anche il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in seguito al ritrovamento di alcuni pallini di cocaina occultati all'interno della moca per il caffè, espediente questo che non ha impedito all'unità cinofile delle Fiamme Gialle, un pastore tedesco di nome Remis, di scovare la droga. A suo carico il reato di ricettazione inoltre, perché custodiva anche 10 biciclette nuove, alcune elettriche, del valore di 10.000 euro, tutte senza documento che ne giustificasse il regolare acquisto. Per il giovane residente di Scafati si sono aperte le porte della casa circondariale di Forni a Salerno.